Assalamualaikum. Video Italian kitchen hai. Apna darke shagotom. Bora bora moto. Aske arekti no tun video niya hazir hoyse. Video thumbnail dekhe obosshoi apnara ektu tension feel korben je mane asker video ta onno rokom keno. Asker video ta onno rokom howar ektai karon holo ami apnaderke je pizza kebab toiri kore dekhiyechhilam shei pizza kebab tai aske je restaurant e hoy je pizza shop e hoy. তো আজকে আপনাদেরকে আমি সেই পিজা শপে নিয়ে যাব সেখানে কিভাবে পিজা কাবাব তৈরি করে আজকে আপনাদেরকে সেটাই আজকে দেখাবো তো আমার সঙ্গে থাকবেন আশা করি আমার যারা ভিউয়ার্স আছে তাদেরকে বাংলা মানে বাংলা যেহেতু আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি সেখানে আপনার ইতালিয়ান ভাষায় আর কি কথা বলতে হয়েছে ইতালিয়ান ভিউয়ার্স তারা দেখতে চাইছে মানে আমি মানে ইতালিয়ান ভাষায় কিভাবে সেটা এক্সপ্লেইন করি আমার বাঙালি দর্শক যারা বাঙালি ভিউয়ার্স যারা তারা অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন আর লাইক কমেন্টস শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন চলুন আপনাদেরকে নিয়ে যাই সেই পিজা শপে Buonasera a tutti ciao amici oggi è arrivato una pizzeria kebab shop per faccio vedere come si lavora questo pizzeria kebab shop noi andiamo oggi a vedere come si fa il lavoro dentro ok andiamo allora amici adesso è venuto dentro Parliamo con adesso quella ragazza che è responsabile, sentiamo cosa dice lei. E facciamo anche tanto cosa da parole di informazione, vediamo infine cosa mi dici per questo locale, come era la situazione. Ok? Andiamo a parlare con la ragazza. Ok, allora amici, adesso parliamo con quella che è cassa responsabile. Lei, come ti chiami? Io mi chiamo Alessandra. Ok, Alessandra, piacere, Rashid. Piacere. Ok, allora, dimmi tu adesso questo negozio come va, funziona, come c'è qualcosa di informazione. Allora, diciamo che il nostro forte è il kebab. Okay. Noi abbiamo carne di vitello e tacchino. Sì. E abbiamo diverse diversi formati. Abbiamo il panino, sì. Che è pane arabo fatto da noi. Ok. Oppure anche la piadina, che è rotolata a cono. Sì. E cos'altro? Beh, il nostro forte è la pizza kebab, sì. Diciamo che è preferita da tutti quanti. Ok. E abbiamo le nostre salse speciali, salsa allo yogurt, al curry, salsa rosa e salsa piccante. Okay. Poi ovviamente le verdure sono sempre fresche, okay. Buonissime. C'è anche patatine fritte, vero? Certo, sì, facciamo okay. Anche le patatine. E altre cose c'è anche di tipica di kebab? Noi facciamo anche il menù, panino, sì. Con la piadina, che ci sono le patatine e anche la bibita inclusa. Ok. Abbiamo anche per esempio altre speziosità, i panzerotti, esatto. Pomodoro, mozzarella uh-huh. E si può mettere anche la carne del kebab. C'è anche qualche dolce? Abbiamo le piadine con la Nutella, sì. Si può fare normale, doppia. Anche baklava? Sì, abbiamo okay. Anche baklava. Ok, adesso cosa c'è per panini o menù, anche piadine menù? Piadine, menù, e abbiamo il menù piadina. Insomma, ok, con bibita Coca-Cola sì. Insieme, giusto? Esatto, ok. E c'è anche qualcosa di sconto? La nostra tessera fedeltà, sì? Che per ogni pizza o kebab facciamo un punto okay. E ogni 10 punti c'è uno sconto di 3,50 euro. Ok. Allora, amici, guardate, queste sono una tessera che ogni 10 punti danno 3,50 euro di sconto. Chi vuole sconto, allora trovate questa tessera, sempre portate qua e prendete kebab 10 punti e 3,50 euro di sconto. Tanto finiamo di nostro quello che ragazza Alessandra vediamo infine cosa mi dici ultimamente ok Alessandra adesso ultimo dici qualcosa sì. Più bene per il cliente cosa ti per dici i clienti sì cosa dovrei dire non saprei che diciamo che il nostro kebab per è molto apprezzato sì, sì. E... trovate bene sempre il kebab certo e... sempre okay. Buono come trovi tu il lavoro qua con il nostro titolare molto bello molto rilassato simpatico c'è un clima tranquillo ok va bene bravissima sei molto gentile grazie ok dici infine qualcosa per cliente allora per i clienti gli direi di venire a provare il nostro kebab perché rimangono sempre tutti molto sorpresi dalla bontà e sì, lo consiglio moltissimo io lo mangio quasi tutti i giorni ok va bene grazie mille Alessandra grazie piaciuto tanto ciao arrivederci allora sei venuto in questo locale adesso vediamo come si fa qua pizza kebab anche piadina anche di panini adesso conosciamo quello nostro titolare allora lui è titolare allora come ti chiami? Hussein Kamal lui sono Hussein Kamal che questo è il negozio di titolare lui dice che oggi
per vedere il suo negozio, come si fa pizza kebab, anche di piadina, anche panini. Lui mi ha accettato la mia risposta. Adesso posso fare qua dentro per fare kebab, come si fa tutto? Sì, sì, sì. Ok, va bene. Allora, lui mi ha detto da fare adesso dentro come fare pizza kebab, anche panini, anche piadina. Allora, amici, oggi facciamo kebab in questo locale, come fa loro pizza kebab. Io già ho detto da quando il mio video su come fare pizza kebab a casa, vediamo come si fa loro. Mi ha dato il cappello, anche cambiato vestiti, perché quello è un negozio da fare pizza kebab, sempre lavare mani, anche sempre devi fare pulizia bene tutti, anche cappello. Andiamo da bere come fare loro kebab. So, lui, mio amico Kamal, mi vedere come si fa adesso kebab, pizza, anche di panini, anche di piedini. Allora Kamal, questo kebab da dove è arrivato? È arrivato Germania. Germania. Allora, cosa c'è dentro? Questo è vitello tacchino. Vitello misto. Tacchino? Ok, tutto vitello bello. Tacchino e misto? Misto, sì. Misto. Ok, come vedi che come va bene tutto sempre? Sì, bene. Bene, tutto mangia tutto? Tutto mangia, sì. Ok, cominciamo da fare come pizza kebab. Andiamo, Kamal, per vedere come fa pizza kebab. Ehi, andiamo. Come ti chiami? Io sono Main. Ok, Main. Oggi Main fa vedere come si fa pizza kebab, perché Kamal si è impegnato, lasciato lui da vedere come si fa pizza kebab. Andiamo a vedere. Allora, fai Main, fai prova cosa fare adesso. Deve prendere impasto. Amici, guardate che impasto che come ho preso, perché quello che impasto fatto io a casa e qua è un po' diverso. Allora, lui che sta facendo adesso pizza kebab. Quanto centimetri una kebab come te fai voi? 32? Ok. Questo è un marmo che sta facendo lui, questo schiacciato con sopra di marmo. Invece casa quello mio che è fatto con vetro, un tavolo di vetro. Allora lui gli ha messo adesso pomodoro. Uguale, tutti sono uguali, pizza che mettono tutti gli ingredienti, sono diversi. Ok, sta facendo adesso mozzarella. Amici, guardate bene come si mette mozzarella, perché io ho messo anche mozzarella, loro che mi sente mozzarella un po' diverso. Basta che solo questi cubetti e quello mio sono di Julian. Ok, adesso lui da mettere questa pizza kebab dentro. Ok. Ecco, già messo dentro forno adesso, per aspettare quanti minuti mai? 3-4 minuti. 3-4 minuti, ok. Amici, 3-4 minuti aspettiamo per il nostro forno, quelli sono 316 gradi, sopra e sotto, così qua è scritto, 315 gradi. Per casa mia, quello che ha fatto pizza kebab, questo forno sono di legno, questo sono elettrico. Sapete voi, quello è diverso, solo questi. Adesso lui li ha messo dentro. Vediamo, dopo esce fuori quello pizza kebab e dopo c'è da mettere tutti gli ingredienti, quello che ha sopra va. Allora, già pizza già pronta, adesso Main che ti sta offrendo pizza. Ok. Questa sono, ecco, era la vostra pizza. Adesso tutti pizza, questa pizza mettiamo tutti gli ingredienti sopra, andiamo di là da mettere quella pizza. Ok, sta tagliando. Adesso sopra va tutti gli ingredienti. Ok, adesso lui che sta tagliando carne, la tacchina vitello. Dopo di tagliata e tutti carne da mettere dopo pizza sopra e poi mettere tanti ingredienti. Adesso vediamo come si fa quella pizza kebab, nostro amico di Kamal, vediamo. Ok, mamma mia, che buono, che gustoso, guardate amici. Mm.
Verdure, eh? Ok, adesso lui. Ok, lui già ha messo adesso cipolla, poco poco, pochissimo cipolla, pomodoro cubetti già tagliata, cappuccio, poco poco. Poco vuol dire che qualcuno, se piace tanto, allora mette anche abbondante, se piace poco, allora poco, così. Ok, adesso mettiamo ancora kebab. Questa è una pizza kebab, quanto costa? Avete voi vendete? 8,50. 8,50, mamma mia, quanto? Meno una 8,50 una pizza kebab, quante carne? Tantissima carne se mette voi. Bravi ragazzi, bravi, complimenti. Buono kebab. Ok, adesso da mettere adesso tutte le salse. Qua sono salsa yogurt. Giusto? Come sì, questa salsa yogurt. Okay. Salsa curry. Questa salsa curry. Amici, guardate bene come si fa, guarda, guarda. Mamma mia, quante salse mette, visto? Sempre tutti uguale, chi cliente arriva qua da mangiare sempre, allora mettendo gli stessa roba, poco meno poco così. Allora queste sono di piccante, ecco. Ok, già pronto, giusto? Sì, ecco. Pronto, pizza una kebab. Pizza kebab già pronto, adesso puoi mangiare. Buono. Ok, adesso fa una piadina kebab, allora lui, un altro amico, allora come ti chiami? Islam Nurul. Islam Nurul, allora Islam Nurul adesso fa vedere come si fa piadina kebab, guardate. Allora piadina, cappuccio, insalata, pomodoro. Ok, adesso lui mette adesso carne, sempre tacchino vitello, molto buono, arriva da Turchia. 100% tacchino e vitello. Ok, adesso mettono tutte le salse, salsa yogurt, giusto? Nurislam? Sì, sì. Ok, salsa curry, salsa curry, questa è salsa rosa, chi piace da mettere, chi no, allora non serve. Ok, mischiando queste carne con salse perché ti arriva buono gusto, così dice, giusto Nurislam? Sì. Ok, bravo. Allora, il nostro amico Nurislam ha fatto bene. Ecco, già fatto una bella piadina. Hai visto, amici? Che bella piadina. Va bene, grazie Nurislam per vedere piadina. Prego. Ok, adesso fa panino, il nostro amico, un altro amico. Amico, come si chiami? Mi chiami Selim. Allora, lui mi chiama Selim. Adesso lui fa vedere come si fa panino. Vediamo come si fa lui. Selim panino. Questa. Comincia. Questa piccante. Ok. Piccante. Questa è piccante. Sì. Allora, mettiamo adesso carne. Carne. Poco carne. Prima volta poco carne. Sì. Ok. Dopo cipolla. Questa cipolla. Sì. Pomodoro. Pomodoro. Cappuccio. Bravo. Insalata. Insalata. Ok. Adesso puoi mettere carne, sì, sì, giusto? Un po' di salsa, ok? Salsa rosa. Salsa rosa. Salsa yogurt. No, salsa curry questo? Salsa curry. Ok. Salsa yogurt. Questa è salsa yogurt. Ok. Adesso lui mette ancora carne perché prima volta già messo un po' per vedere come dopo, seconda volta adesso carne, guardate. Amici, guardate quanto carne si mette un panino. Questa salsa rosa. Sì. Salsa curry. Sì. Salsa yogurt. Ok, ancora, visto? Basta. Ok, posto. Adesso lui che fa un bel panino. Ok. Amici, hai visto come ho fatto un bel panino? Ecco, già pronto. Questa è pronto. Questa è pronto. Un bel panino. Ok. Bravo Selim,
grazie per tanto per vedere Panini. Allora, lui, come ti chiami? Mi chiamo Suelrana. Ok, lui chiama un altro amico, Suelrana. Lui che sta facendo preparare tutti insalate, ingredienti. Cipolla, sta tagliando. Mamma mia, luce occhio. Guardate, pure formaggi, okay. 4 stagioni, 5 stagioni. Okay. Suelrana, allora fai, buon lavoro. Allora, amici, guarda ancora, io faccio vedere adesso tutti gli ingredienti qua, insalata, qua è cappuccio, qua è pomodoro, qua è cipolla, qua è piccante, piccante è arrivato anche da Turchia, questa è salsa rosa, salsa curry e salsa yellow. Quante ne vuoi da mettere tutte le salse per piadina, anche per pizza, anche per panini? Così da mettere loro tutti. Avete visto come si fa, ok? Dopo, adesso qua è carne, sempre carne, tutti carne sempre arriva da Turchia, da Germania, e dici che nome è una ditta Axer, è buono, buono, molto famoso questo carne. C'è un altro qua che ha cominciato e questo è lasciato per prossima volta, se finisci questi, dopo usa anche questo. Ogni settimana o ogni giorno? Quanto? Ok, dici che ogni giorno 2-3 pezzi che finisci. Se sapete quante carne sta andando da qua, perché è molto famoso questo kebab, anche questi carne. Anche lo fa anche insieme anche patatine, vedete anche c'è patatine, c'è fa anche patatine, chi vuole anche patate fritte, anche fa anche patate fritte, c'è anche panzerotti, c'è anche dolce, baklava, c'è anche dolce, baklava, tutto. Okay. Quanto grande questa lavagna, vedete, visto? Molto famoso questo negozio per fate, kebab, pizza, piadina, panini, piatto kebab anche, guarda, tutti, qua è scritto nome, bene, chi ha piace ha già lasciato il suo commento, è così. Signora, buonasera. Buonasera. Allora, lei è un nostro cliente che è arrivato a prendere la pizza, giusto? Sì. Ok, allora, che pizza prendete lei? Ho preso un po' misto perché ho la festa di Halloween e quindi... Ok, ok. Bene, bene. Sì? Ok. Ok. Ah, ma è già arrivato qua la prima volta o da... ancora arrivato? Sì, sono arrivato altre volte. Ok. Come trovate questo locale? Ok, grazie. E qua che sono di nostro operai che fa lavoro, come per gentilissimo? Personale molto gentile e preparato. Ok, grazie, grazie. Allora, che pizza, adesso questa pizza per fate casa festeggiare per Halloween, giusto? Sì. Ok, grazie mille per la sua informazione. Grazie. Buona serata a lei. Grazie. Ciao. Allora, qua sono tutti gli amici che facendo quello kebab negozio, Ciccio Kebab, lui Main, lui Kamal, lui Nur Islam e lui Selim. C'è un altro, è già impegnato, non c'è però qua. E loro che fa questo negozio, pizza, kebab, panini, piadine. Loro ha detto, invitato voi per venite qua a mangiare kebab, se trovate bene, allora dopo, quando mangiate kebab, dici che è tutto buono e puoi mettere il suo commento e qua. Iscrivete il vostro commento e... Ok, allora il nostro amico Kamal ha dato una promozione. Se venite qua a mangiare pizza, kebab, piadina, anche panino, allora trovate una Coca-Cola Latina omaggio. C'è menù anche, però queste sono una promozione che ho dato per cliente che chi arriva da mangiare qua, ok? E dopo, se arriva anche di canale questo video Italian Kitchen, di nostro canale che chi ha iscritto, allora se trovate qua anche questo, una lattina omaggio, ok? Allora amici, questo video è qui oggi finito. Allora diciamo una informazione, così che
questo negozio pizza e kebab, allora se venite qua a mangiare trovate sempre aperto. Quindi se voi piacete il nostro video, allora fate like, comment, anche iscriviti al nostro canale. Puoi fare anche condividi con i vostri amici per vedere questo video.